te da questo punto di vista sul grafico. Allora io inviterei subito a venire in video con me nel frattempo Pietro Di Lorenzo. Buongiorno Pietro. Buongiorno a voi, purtroppo non posso dire salutiamo la capolista perché ci sono i bianconeri al comando. E c'è Bianconeri dell'Udinese, specifichiamolo, che come dire, secondo me rendono tutto molto più bello, nel senso, chissà, se avessimo mai un Leicester in Italia sarebbe eccezionale, fosse l'Udinese, devo dire, però potrebbe essere, lo fu il Verona, no? Diciamo così, poi la Sampdoria, che però era già un po' più blasonata per certi versi, in ogni Anche chi è caso. arrivato decimo l'anno scorso potrebbe essere una sorpresa. Non saprei, io ricordo la classifica fino al 9, poi dall'11 in giù, decimo, non mi ricordo. Era una SS, bah, qualcosa, non so. Sabato c'è Comunque, Napoli-Juve, sabato c'è Juve-Napoli, c'è attenzione. anche il derby, mi pare, al prossimo turno, C'è sbaglio. anche il Quindi, derby. insomma, c'è un po' di. E quindi l'Udinese finirà con 3 punti di vantaggio. Vabbè, Bene. detto questo, vorrei sapere, Pietro, come la pensi riguardo questa situazione, anche riguardo quello che abbiamo visto, cioè che i rapporti di forza tra chi si aspetta 50 contro 25 basis point adesso sono tutti girati a favore dei 50 basis point. Cosa ne pensi, Sorprendente, Pietro? sorprendente perché poi sul rush finale, ovvero proprio in prossimità della decisione, il Fed to Watch si è un po' invertito e sta dando più 50. Questa tabella sarebbe. Ah, pardon, questa qua l'avevo messa se non mi dimenticavo. Questa ti volevo mostrare banalmente. Oggi è un giorno particolare perché vi spiego proprio in due battute che cos'è. Sull'asse delle ascisse 1, 2, 3, 4, 5 sono i giorni della settimana, quindi lunedì, martedì, mercoledì fino a venerdì. Invece sull'asse delle ordinate 1, 2, 3 fino a 12 sono i giorni del mese, quindi gennaio, febbraio e questo è settembre. La cosa interessante è che noi abbiamo fatto una sorta di test, questo sull'Eurostoxx, cosa sarebbe successo nel passato? Abbiamo fatto con diverse profondità, ma insomma sono abbastanza profondi questi bet test, comprando in apertura e vendendo in chiusura. Te lo mostro perché, guarda, Scusami, su quale indice? Eurostoxx 50, Future Eurostoxx 50, però è una ricorrenza abbastanza robusta anche sugli altri Ma indici. e qual è, scusami, la caratteristica che accomuna la scelta di queste giornate? Comprare la mattina, quindi No, no, comprare ok, ma questo ogni giorno, diciamo così. ogni giorno per 20 anni. Abbiamo provato a Ok. comprare la mattina e vendere la sera a fine Sì, giorno. sì, sì. Chiaramente qua abbiamo ottimizzato perché se ricordi gli orari dell'Eurostoxx sono cambiati e Sono quindi cambiati, certo. esattamente. Adesso ve la faccio semplice, poi ci sono. Tra l'altro questo è proprio l'argomento che io porterò in Investing Roma, quindi chi è interessato a approfondire il tema della stagionalità, credo che sarà interessante. Abbiamo fatto uno studio invece sul Nasdaq. Insomma, morale della favola te lo mostro perché? Perché oggi è un giorno particolare, come vedi l'evidenza in giallo, perché se incroci 9 di settembre con 2 di martedì, scopriamo che oggi è statisticamente il giorno più ribassista per l'Eurostoxx. Quindi chi avesse venduto in apertura e ricoperto lo stock in chiusura avrebbe mediamente guadagnato 640 punti. Questa chiaramente è una somma algebrica mediata poi di tutte le osservazioni del passato. Quindi la prima ricorrenza è che siamo nel mese più ribassista, quindi settembre, e nel giorno più ribassista, e te l'ho elencato, insomma, giusto per capire che la stagionalità chiaramente è un'indicazione generica, ahimè non è, come dire, scritto sulla pietra, però sono degli studi che secondo me hanno una certa valenza, anche come filtri, no? Noi spesso lo utilizziamo anche sui trading system per, insomma, filtrare alcune operazioni, potrebbe aver molto senso. Quindi C'è una spiegazione, come dire, logica a questo secondo te, oppure è un po' così? Cioè, io credo che l'Eurostock rifletta molto quello che succede in America, no? Cioè, difficilmente, come dire, un pianeta si muove diversamente dal Sole, del suo sistema planetario, solare. Mi spiego, capisci cosa voglio dire? sì, concordo. Infatti la robustezza di questi dati viene data anche dalla conferma. Io poi mostrerò proprio nel corso del mio speech Investing Roma come questa tabella è analoga, molto simile anche sul Nasdaq, che in particolare Esattamente. posso anticipare che il mese peggiore del Nasdaq è storicamente settembre,
come il mese migliore è novembre. Qui vi dice la sommatoria il di tutti. giorno peggiore è il martedì, come si vede qui, no? Direi, o sbaglio? Esattamente, Ma c'è diciamo. un motivo molto chiaro che cerco di spiegare anche a tutti i nostri amici. Dunque, sovente settembre è un mese in cui la Fed assume decisioni importanti. Lo è anche stavolta, lo è anche a questo giro, no, Pietro? E il mercato tende a mandare messaggi chiari, soprattutto quando inizia il FOMC, cioè nel giorno in cui inizia il comitato, che è il martedì, e sovente i mercati, in attesa di decisioni significative, il messaggio che mandano è un forte ribasso. Cioè, se noi andassimo indietro e non solo guardassimo nei martedì di settembre che cosa è successo, troveremmo comunque che ci sono dei messaggi molto chiari. Tra l'altro, se vedi il martedì, cioè settembre è un mese proprio clou per la Fed, ma se vedi il martedì è un mese anche negativo in altre sessioni, e tipicamente si dovrebbe verificare se proprio quelle giornate peggiori non sono in corrispondenza dei FOMC. Cioè, potrebbe darsi che questa sia una chiave di lettura interessante, perché lì c'è forte un messaggio ai mercati e soprattutto alla banca centrale. Credo che se ci, come dire, se si aggiornasse questa statistica, anche evidenziando quello che succede nei martedì dei FOMC, si troverebbe che quella è la chiave di lettura più feroce. Penso io, però così Chiaro, guarda, ti capito. dico la verità, Davide, questo tipo di analisi noi la facciamo molto neutra e oggettiva, no? Sì? Spesso non ci chiediamo la causa dell'evento, registriamo delle ricorrenze statistiche, quindi il nostro obiettivo è avere un campione profondo e quindi tante osservazioni e semplicemente registrare delle evidenze. Quindi il lavoro in questo caso non è un lavoro, come dire, discrezionale sui motivi di... Ma il lavoro è di registrare oggettivamente, questa è una tabella oggettiva, no? Se qualcuno a casa si vuole divertire a farla, troverà, insomma, adesso le serie storiche più o meno Certo. sono sempre uguali, ma più o meno troverà questa cosa. Così come troverà, per esempio, che il mercoledì, vedi, la sommatoria di tutti i mercoledì, di tutti i mesi, fa del mercoledì il giorno migliore, in generale per comprare in apertura e chiudere in chiusura, quindi non vuol dire giornata positiva, vuol dire giornata che si evolve positivamente. Perché, per esempio, una giornata positiva per questa statistica potrebbe essere anche una giornata aperta a meno 3 e chiusa a meno 1. Giornata positiva vuol dire che il prezzo di chiusura è maggiore del prezzo di apertura. E qui, ad esempio, si vede che il mercoledì di luglio, vedi, 7, 3, quindi 7 luglio, 3 mercoledì, è il giorno più positivo. Ve l'ho raccontata oggi perché, insomma, oggi è abbastanza evidente Sì. lo sbilanciamento. Questo chiudo e poi passo, se vuoi, alle PNC. Questo che cosa vuol dire? Andiamo con le PNC. Sono le previsioni del tempo, insomma, non vuol dire che indovinino certamente, ma secondo me danno una misura di quello che potrebbe essere. Tornando alle PNC, molto rapidamente, ti vorrei evidenziare tre casi. Il primo è Campari, ne parlava prima Eugenio e quindi sono andato a dare un'occhiata. E ho osservato come effettivamente il titolo è sui massimi di short, cioè non è mai stato così shortato, e la peculiarità è che è un titolo storicamente rispettato, questo ricordo che il grafico storico del PNC, su cui sostanzialmente c'è un investitore che è questo Arrow Street Capital United, sta accumulando a ribasso, vedi, a partire da giugno, dal 16 giugno, piano piano sta montando piano piano la sua posizione short, perché evidentemente insomma, sta facendo un tipo di valutazioni che probabilmente anche hanno anticipato poi lo scenario, perché insomma sappiamo che Campari è in discreta difficoltà. Quindi su Campari effettivamente c'è qualcuno per ora isolato che sta accumulando lo short, ma va seguito. La seconda cosa che volevo mostrarti è chi sta shortando l'Italia. Questa è una tabella che trovate su Big Short Hunter che vi aggrega tutti gli investitori che stanno shortando. E la cosa peculiare è che, vedi, per distacco Marshall Wace ha sostanzialmente doppiato il secondo investitore. Quindi Marshall Wace ha 8 posizioni ribassiste, mentre il secondo ne ha solo 4. E quindi troviamo sostanzialmente in grande aggressione sul mercato italiano solo un investitore che ha sostanzialmente queste Facciamo 8. vedere quali sono le posizioni. Eccole qua. Sogefi, Leonardo, Iveco, STM, Saipem, Piaggio, OVS e Limiti Bank. Quindi fra le blue chips sostanzialmente si divide fra blue chips e mid cap, quindi Leonardo, Iveco, STM e Saipem fra le blue chips, e
Invece Sogefi, Piaggio, OVS e Limiti fra i titoli, diciamo, con minor capitalizzazione. Rispetto invece alle blue chips, ultima osservazione brevissima, sempre utilizzando il nostro tool che ci, diciamo, ci evidenzia le situazioni più evidenti. Qui sono andato sulla voce Historical Variation e ci dice quali sono i titoli che negli ultimi giorni su cui è cresciuto di più lo short e ti fa la classifica. È interessante vedere come su Iveco lo short negli ultimi 15 giorni si è incrementato del 50%, che è insomma una misura, insomma, una prima misura che va osservata. Effettivamente Iveco ha perso un po' di smalto dal sell-off che l'ha interessato qualche mese fa, sostanzialmente non è riuscito a riassorbire, e quindi è un titolo che effettivamente fa fatica e va osservato. Quindi in definitiva, diciamo, lo short sul mercato italiano è abbastanza stabile. Ci sono però alcuni investitori come Marshall e alcuni titoli presi un po' di mira, in particolare chiudo e ti mostro i titoli che sono sui massimi di short, che sono Nexi, MFE, che fatto a breve darà i numeri, Campari e STM. A parte, diciamo, Nexi che sta registrando una sorta di sussulto dai minimi, ha invertito un po' la forza relativa. Effettivamente, se ci pensi, titoli come STM, titoli come Campari, effettivamente sono sui minimi e quindi per ora i ribassisti stanno gioiendo, detto che i conti si fanno alla fine. Quindi, in sostanza, non c'è pressione in generale sul mercato, c'è pressione, c'è un inizio di pressione su alcuni titoli che terrei sotto osservazione. Molto bene, grazie mille Pietro. Direi che la situazione è molto interessante, anche quello che hai mostrato. Io tornerei a mettere il faccione con te, solo per dire che il mio faccione è tremendamente più bello degli avatar che mi avete fatto, che proprio, cioè, quest'anno proprio con gli avatar non ci siamo. No, fratello Eugenio è venuto bene, sembra. Ma Eugenio non lo so, cioè, beh, insomma non è difficile far meglio di com'è, Infatti, invece... è quella la base, pure Stefano è venuto un figo incredibile. Ne parleremo, va, ricordiamo invece a tutti che ci sarà a breve Faccio Invest in vedere il Roma tuo avatar, così il pubblico dirà se effettivamente è venuto bene o male. e che vi aspettiamo, fallo, mostralo tu se ce l'hai, io non ce l'ho sotto mano in questo momento. No, non ce l'ho, dove c'è? Vabbè, Allora. comunque, insomma, poi alla fine l'idea dell'avatar è che ogni speaker è col numero 10, sostanzialmente, con la maglietta del fuoriclasse, abbiamo un po' festeggiato quello che è il decennale. E quindi e io sono l'unico che ha il numero 9, così? No. No, tu sempre il numero 10, Ah, tranquillo. 10 anch'io, ok, pensavo, lo so. Va bene, allora, appuntamento a Invest in Roma, Pietro Di Lorenzo. Ciao, Grazie, grazie. un abbraccione, ciao ragazzi. Ciao, ciao Pietro, grazie di essere stato qui e anche di questa possibilità di sorridere, no? D'altronde è sempre molto interessante. Allora, io torno, prima di dare il benvenuto al prossimo ospite, che sarà Demis Todeschini. Torno a farvi vedere qual è la situazione. Eccolo qui l'aggiornamento che arriva sul mercato. Generali è passato in coda, diciamo.